Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, era già da un po' che non ci vedevamo e quindi niente, stasera ho delle novità. La prima novità è che avremo qua intervistato giovedì Andrea Chiavacci, che è un giornalista, voi lo sapete tutti, lo conoscete, no? Quindi è un giornalista che praticamente scrive per il Tirreno e che parla della società e della nostra squadra. E poi è un bravissimo marcord per quanto riguarda le partite del Pisa. Bene, quindi questa è, diciamo così, la prima novità. Quindi giovedì, mi raccomando, tutti sintonizzati alle 21:30 e avremo in live Andrea Chiavacci. Bene, detto questo, andiamo ad analizzare un po' quello insomma che è la nostra squadra in vista della partita di domenica contro la Regina. Allora, Wagner sembra che abbia dei problemi al ginocchio o comunque dei problemi muscolari, ma io credo più a problemi muscolari anziché problemi al ginocchio, insomma, ecco. Quindi vedremo se sarà disponibile. Io spero, mi auguro che sia disponibile per la partita di domenica. E anche perché, andando ad analizzare la difesa, Pisano, voi sapete, no, che è stato praticamente, deve scontare un turno di squalifica, che avrebbe dovuto scontarlo con l'Ascoli, ma la partita con l'Ascoli è saltata, quindi di conseguenza diciamo così lo sconterà con la Regina. E va bene, niente. E poi per quanto riguarda Loria dovrebbe essere disponibile per la partita di domenica, ma io non credo alla fine che il mister lo faccia giocare, insomma, ecco, tra noi non credo proprio, ragazzi. E niente, farà, diciamo così, farà portiere in seconda, ma alla fine non credo, a meno che non ci siano problemi, cioè, di tampone all'ultimo minuto, ecco, nel senso, questo tra virgolette, ecco, insomma, però in linea di massima dovrebbe essere disponibile, diciamo così, per la partita di domenica. Comunque ripeto, torno a ripetere, disponibile o non disponibile, secondo me il mister non lo farà sicuramente giocare, insomma, ecco. E poi niente, per dire più, per quanto riguarda Marin, in Romania, sapete, no? Anche lui convocato, e quindi niente, dovrebbe rientrare giovedì, se non erro. E anche lì io credo che, non lo so se il mister lo farà giocare, cioè, nel senso, di solito avete visto, no? Mister quando si trovano, diciamo così, insomma, i giocatori impegnati nell'under 21, di solito fa saltare la partita, insomma. Però, insomma, in difesa, questa situazione con Pisano out, Wagner, diciamo così, quel punto interrogativo, cioè, non lo so, ma giocare anche Mari a questo punto mi sa che, insomma, è un po' traumatica la cosa, eh? Vabbè, staremo a vedere quello che farà il mister, insomma. Comunque noi l'andremo a analizzare per meglio, diciamo così, con il Chiavacci giovedì, che avremo, ripeto, ospite sul canale. Bene ragazzi, che dire più, campanello d'allarme, lo sapete, no? Ho detto, noi dobbiamo vincere, perché insomma dobbiamo vincere questa benedetta partita, dobbiamo sbloccare in qualche maniera, perché insomma così non va, secondo me così non va, e dobbiamo per forza, insomma, vincere una partita, vedere un po' di sbloccare la situazione, vedere di trovare la quadra per quanto riguarda, insomma, questa difesa. E niente, perché sinceramente, cioè, voglio dire, siamo, è vero, abbiamo saltato la partita con l'Ascoli, per carità, quindi abbiamo una partita a meno. Comunque, partite, insomma, voglio dire, fine, insomma, dobbiamo trovare una dimensione quest'anno, perché ancora non l'abbiamo trovata. Che dire, va bene così. Io non voglio, nel senso, non voglio andare oltre, perché insomma poi analizzeremo per meglio, ripeto, Chiavacci, questa situazione, che magari
lui saprà meglio di me, diciamo così, esporre per meglio, insomma, questa situazione in cui stiamo, insomma, così navigando, ecco, e non in acque serene, diciamo così, sono acque un po' agitate, nel senso, vedendo la classifica, insomma, voglio dire, dobbiamo cercare di rimediare, insomma, una vittoria. Va bene, ragazzi, io mi fermo qui, questa è una premia, quindi video breve, una premia. Io vi ho già esposto, insomma, quale sarà più o meno la situazione del Pisa, insomma, più o meno, poi piano piano si andrà avanti, quindi sapremo per meglio Vagni se sarà disponibile o meno, insomma, Mari se lo farà giocare o meno, e va bene così. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi rimando a giovedì alle 21.30. metterò la locandina come sempre per quanto riguarda la premia della sera, quindi se non ci dovesse essere la locandina vuol dire che ci sono stati dei problemi anche con Andrea, che magari ha impegni, insomma, magari gli sorge qualche impegno all'ultimo minuto e che quindi non potrà essere i nostri. A quel punto non metterò la locandina e allora saprete che la live non andrà in onda, insomma, ma di solito, cioè, diciamo così, in linea di massima dovrebbe essere, insomma, dovrebbe essere tutto regolare. Va bene, ragazzi, io come al solito vi dico questo: Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene, ragazzi, grazie, mi raccomando, numerosi alla live di giovedì. Buonanotte.